Buon pomeriggio dal TG6. Non è servito a nulla l'incontro di oggi tra sindacati e azienda. L'Ariello andrà in Polonia e 90 lavoratori perderanno il posto. Domani ci sarà anche una manifestazione in Piazza Salotto a Pescara. Vediamo. L'Ariello tira dritto, chiuderà lo stabilimento di Villanova di Cepagatti e traslocherà in Polonia, dove il fisco è più vantaggioso. Nessuna novità dall'incontro di questa mattina tra l'azienda e i sindacati. 71 dipendenti, così perderanno il lavoro, e altri 19 dovranno decidere se trasferirsi a Lecco o perdere il posto. E questo benché nel 2020, nonostante un calo dei ricavi dovuto alla crisi pandemica, la Carrer Corp, che controlla l'Ariello, abbia concluso l'anno con quasi 19 milioni di euro di utili, una somma che a quanto pare non basta a riempire le capienti tasche della multinazionale, che seguendo l'esempio di Honeywell, Betafence e altri, ha scelto la via della delocalizzazione. Le cose andavano benissimo in azienda, la produzione andava a gonfie vele, l'80% in più rispetto all'80% già fatto del 2020, quindi non c'erano i preavvisi per poter mettersi sul chi va là. È stato un fulmine a ciel sereno che l'azienda il 1° settembre ci ha detto e ci ha ribadito praticamente che avrebbe chiuso il sito di Pescara, ripeto, sempre e solo ed esclusivamente per una questione di costo del lavoro. Finora l'unica mossa della regione è stata una lettera firmata dal governatore Marco Marsilio indirizzata al ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro tra i sindacati e il ministro del lavoro Andrea Orlando. Intanto per domani è stata indetta una manifestazione a Pescara in Piazza Salotto per intercettare la solidarietà dei cittadini, mentre le grandi aziende, una dopo l'altra, abbandonano l'Abruzzo. Domani è simbolica la manifestazione, nel senso che noi saremo tutti compatti, portando anche e invitando i cittadini, la collettività, perché abbiamo detto che la vertenza dell'Ariello è la vertenza di tutti i pescaresi che devono difendere il loro territorio, e in più avremo la forza appunto di altre persone allargate in modo collettivo per chiedere alla politica che basta con le promesse, ma adesso vogliamo fatti concreti e abbiamo bisogno di risposte sia dal governo e sia il supporto appunto del territorio per avere questo benedetto tavolo. La cronaca, 1,5 chilo di eroina e mezzo chilo di marijuana sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Teramo. A detenere l'ingente quantitativo di droga, un teramano di 55 anni, incensurato, residente in una frazione di Campli. Il valore della merce rinvenuta, secondo gli inquirenti, è di circa 90.000 euro. Tania Ponici Castelli. Ingente sequestro di droga pesante realizzato dalla squadra mobile di Teramo. A detenere 1,5 chilo di eroina brown e mezzo chilo di marijuana, un 55enne teramano, disoccupato e residente in una frazione del comune di Campli. L'uomo, arrestato e associato alla casa circondariale di Poggioreale a Napoli, era attenzionato da tempo. Il grande quantitativo di eroina rinvenuto crea preoccupazione per un probabile ritorno diffuso all'uso di questa droga pesante e distruttiva da parte delle giovani generazioni. Il valore del sequestro si aggira intorno ai 90.000 euro. 1,5 chilo di eroina è un ingente quantitativo. Certo, vuol dire che c'era anche un mercato e quindi la domanda era altrettanto alta, però noi abbiamo fatto questa operazione grazie ai colleghi della squadra mobile che sono riusciti a sottrarre al mercato questo quantitativo di morte. Quindi sono veramente soddisfatto di questa cosa, di aver fatto un qualche cosa per la provincia di Teramo, per i cittadini della provincia di Teramo. Potranno essere leggermente un po' più tranquilli. Questo non significa che la guardia si abbassa, anzi, io l'ho detto da quando mi sono insediato, che non esistono isole felici. Questa ne è in qualche modo una prova. C'è un sottobosco, un qualcosa sotto traccia che noi dobbiamo con calma, sotto anche le direttive dell'autorità giudiziaria, combattere e cercare di debellare. Il risultato di oggi mi rende fiero dell'operato dei miei ragazzi, della mia squadra, della squadra mobile, che è riuscita a fondere mirabilmente un'attività di prevenzione con quella di repressione. L'osservazione sul territorio ha fatto sì che siamo riusciti a contattare questa persona, a trovarla, ad attenzionarla nella maniera giusta e quindi a fare questa perquisizione che ci ha dato la possibilità di trovare questo 1,5 chilo di eroina e altro mezzo chilo di marijuana, insomma. La sua preoccupazione è che la domanda è alta. Eh sì, la domanda è alta, però se noi togliamo dal mercato, diciamo così, il prodotto, si abbasserà anche la domanda.
Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli. Bellelli ha riportato 14 voti contro gli 8 dell'altro candidato Giampiero Di Florio. I due magistrati facevano entrambi parte del pool della Procura pescarese guidata da Nicola Trifuoggi, che nel 2008 conclusero l'indagine a carico di Ottaviano Del Turco per la Sanitopoli abruzzese. Bellelli è stato poi PM nel processo a carico della Montedison per la più grande discarica dei veleni d'Europa, quella di Bussi sul Tirino, anche questa confermata in Cassazione come Sanitopoli. Andiamo avanti con il nostro giornale. Da sabato scorso operativo il centro di vaccinazione rivolto esclusivamente a chi non ha ricevuto nemmeno una dose. Il centro di Celano è stato creato in accordo con l'amministrazione medici di base, i quali hanno fornito al punto Covid la lista dei loro assistiti non ancora vaccinati. Luca Pulzoni. Sono 24 i casi attivi di Covid a Celano. L'ultima comunicazione dell'ASL parla di 8 nuovi contagi, tutti di nazionalità straniera di ritorno dai paesi di origine. Da sabato scorso operativo il centro di vaccinazione situato all'interno dell'ex sede ANFAS Peter Pan, rivolto esclusivamente a chi non ha ancora ricevuto nemmeno una dose. Il centro è stato creato in accordo con l'amministrazione comunale e i medici di base, i quali hanno fornito al punto Covid la lista dei loro assistiti ancora sprovvisti di vaccini. Il centro è nato grazie alla intensa attività e sensibilità che il nostro sindaco ha messo sempre in campo riguardo al Covid. Lui ha voluto questo centro su consulto con noi medici di famiglia, che abbiamo reclamato un po' di difficoltà per avere un punto e sostegno anche pratico, e quindi lui come comune, come amministrazione è venuto incontro a queste nostre difficoltà con la collaborazione nostra, che medici di famiglia, che abbiamo la possibilità di avere vaccini. Mettendo insieme le due cose è nato questo centro vaccinale, che spero in particolare che abbia un'utilità nelle prossime terze dosi, che sicuramente si faranno, perché per ora l'utilità che ha è, abbiamo cercato di recuperare indecisi, quelli che hanno dubbi, e quindi c'è stata un'attività di ricerca di questi miei assistiti che non vaccinati, stimolandoli ad accedere a questa possibilità. È andata bene, perché nonostante sia lo zoccolo duro sono state recuperate tra me e la dottoressa Ciccarelli Antonina, che è un nuovo medico di famiglia a Celano, circa 50 persone, quindi è partita bene, Per ora, delibera del Ministero, la terza dose è prevista per una categoria di soggetti che sono fondamentalmente i trapiantati, i immunodepressi, che hanno delle caratteristiche specifiche, cioè nel senso non avendo la, sono quelli che più di tutti noi hanno l'esigenza di fare questa terza dose. Queste persone sono per ora indicate, richiamate direttamente dal servizio di igiene e prevenzione. Sicuramente però, andando avanti, si passerà attraverso noi sanitari, che siamo una categoria ai fini pratici importante che sia vaccinata al più presto, i soggetti anziani nelle residenze assistenziali, e poi si passerà alla popolazione generale, passando attraverso, come fu l'anno scorso, per i soggetti con delle esenzioni specifiche, e poi tutto il resto della popolazione. Quindi ci sarà, mi permetto di dire, nei prossimi anni forse un'intensa campagna di vaccinazione. E probabilmente, da quello che si legge, da quello che io so ancora in modo non ufficiale, noi medici di famiglia, specie per le categorie appunto quelle che non ultra sessantenni con esenzioni, e tutti gli altri, gli insegnanti, i ragazzi, la popolazione in generale, quella potrebbe essere messa in mano a noi medici di famiglia. Soraya Malek, principessa afghana e nipote dell'ultimo re d'Afghanistan, ha incontrato a Teramo le istituzioni locali e gli studenti dell'università. Una presenza per promuovere i diritti delle donne afghane attraverso l'artigianato femminile. L'incontro è stato promosso dall'associazione Annarend.
Una 2 giorni di incontri e dibattiti a Teramo con istituzioni locali e studenti dell'università per la principessa afghana Soraya Malek, nipote dell'ultimo re d'Afghanistan. La principessa, fervente attivista a favore dei diritti umani, da anni è impegnata a promuovere il lavoro e la dignità delle donne afghane, sostenendo iniziative che coinvolgono l'artigianato femminile d'eccellenza. Idea che io trovo veramente molto molto bella, lo dobbiamo fare in tutte le città d'Italia ed è per far conoscere anche gli artisti che si sono proposti a esporre le loro opere ed è un fondo, diciamo, un fondo di beneficenza, di conoscenza dell'arte e che questa è una cosa veramente lodevole, io trovo averlo fatto qui a Teramo e come ho detto prima spero che si faccia in altre città italiane. L'arte è sempre scesa in campo quando si è trattato di difesa di diritti civili e come appunto in questa occasione abbiamo risposto numerosi e con grande energia. Io ho portato un'opera vecchia del 2000, come caratteristica di base ha il titolo, Nobody, Nessuno, è un po' il rischio che corrono tutte le donne afghane in questo ultimo momento di forti tensioni nel loro paese. La situazione delle donne adesso in questo momento è gravissima in Afghanistan perché le donne chiuse dentro casa non possono andare a lavorare e non possono uscire da casa, escono ma non hanno diritti. Adesso sta arrivando un inverno freddo, un inverno duro, che prima vittime di questi sono donne e bambini, per questo io faccio adesso, chiedo a tutti quanti che abbiamo evacuati afghani, ma sono rimasti 35 milioni afghani in Afghanistan che hanno difficoltà di sopravvivere, che hanno difficoltà di andare avanti e il mio appello è questo, che in questo momento non dobbiamo dimenticare questi che sono rimasti in Afghanistan, dobbiamo fare tutto per arrivare aiuti umanitari, creare corridoi umanitari, aiutare loro in questa situazione. L'incontro teramano con la principessa Soraya Malek è stato organizzato dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt in preparazione della manifestazione nazionale indetta dalla Casa Internazionale delle Donne che si svolgerà a Roma il prossimo 25 settembre. Continuiamo il nostro tour alla scoperta dei candidati in vista delle prossime elezioni amministrative. Tra i candidati sindaco di Francavilla al Mare c'è anche Franco Moroni, ex consigliere provinciale e comunale, sostenuto da liste civiche. Al centro del suo programma lo sport, l'intervista di Stefano Recanati. Abbiamo fatto una squadra per portare un progetto mirato per Francavilla. Allora vi chiedo di darci forza per avere questo cambiamento. La sua è una coalizione civica, 3 liste puramente civiche, come mai questa scelta? Questa scelta perché il dato di fatto sta proprio negli 8 candidati sindaci. Questo è un fallimento della politica che ha portato appunto ad avere 8 candidati sindaco. E ovviamente a far fare questa scelta anche personale di civica, di persone radicate nel territorio, quasi tutte alle prime esperienze. Il nostro obiettivo è quello appunto di portare Francavilla ai vecchi splendori, quindi abbiamo una visione totalmente diversa da quella degli ultimi 30 anni. 5 punti salienti del suo programma elettorale, della sua campagna elettorale, ne prendiamo uno, ma non perché sia forse il più importante o il meno importante, perché difficilmente si vede, è la parola sport. Esatto, sì, lo sport per noi è fondamentale, ci puntiamo molto perché ciò significa coinvolgere i giovani sono il nostro futuro, grazie allo sport si coinvolgono i giovani che riescono a concentrarsi su questa attività e quindi non si diramano su altre
alcune attività pericolose, chiamiamole così. E noi abbiamo l'obiettivo di portare e realizzare la cittadella dello sport. Questo è il nostro primo obiettivo, cioè abbiamo Valle Anzuca, dove c'è lo stadio, ci sono tutte le attività sportive. Noi vogliamo concentrare tutto in quella zona, facendo la cittadella dello sport e collegandola al turismo. A Pescara ha presentato dall'amministrazione comunale il progetto Golena. Paolo Renzetti. Assessore, amministrazione comunale che ribadisce anche in questa occasione l'importanza del fiume Pescara come una risorsa per la città. Certo, assolutamente, vorrei fare un passo indietro perché lo scorso dicembre l'amministrazione comunale ha partecipato all'avviso promosso dall'ANCI, dove noi abbiamo proposto questo grande progetto Golena, ovvero l'istituzione di un ecomuseo fluviale all'aperto, perché l'amministrazione comunale dall'inizio ha creduto nella valorizzazione del fiume. Ed oggi daremo la possibilità a 20 giovani del territorio di Pescara, dai 18 ai 35 anni, di essere parte attiva di questo progetto, di dare le proprie idee concretamente e di valorizzare al massimo il fiume Pescara. Qual è il vostro ruolo in questo progetto presentato oggi a Pescara? Allora, noi in questo progetto siamo innanzitutto super contenti di aver vinto questo progetto, siamo le uniche 10 città, Pescara è tra le uniche 10 città che hanno avuto questo finanziamento. Noi innanzitutto saremo come tutor durante la formazione dei studenti, dei 20 studenti che vinceranno le borse da 3.000 euro che il comune metterà a bando da domani. E successivamente saremo di supporto durante la realizzazione dell'ecomuseo fluviale, che è il progetto finale che verrà realizzato sulla sponda del lungo fiume di Pescara. E oggi a Pescara è stata presentata anche la stagione del Teatro Contemporaneo 2021 a cura del Teatro Sangro Teatro Studio, che ha da poco ottenuto il prestigioso riconoscimento dal Ministero della Cultura della missione al FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo. Vediamo. Stefano Angelucci Marino, è arrivato questo importante riconoscimento per il vostro teatro, insomma oggi presentate anche la stagione, ma non solo. Esattamente, noi abbiamo ottenuto questo riconoscimento quest'anno come Teatro del Sangro, io e Rossella Gesini che dirigiamo questa baracca da qualche anno, e l'abbiamo ottenuto appunto sulla scorta di una progettualità particolare, che è quella di una programmazione. Infatti il Ministero ci ha riconosciuto come organismo di programmazione, abbiamo messo in piedi per il 2021 una stagione importante e questa è stata premiata, è stato premiato il progetto artistico, soprattutto in un territorio svantaggiato, quello che è il nostro. Noi risiediamo a Treglio, nel comune di Treglio, e il Teatro del Sangro di Lanciano lavora per tutto il comprensorio, quindi nomi importantissimi: Enzo Moscato, Roberto Latini, Oscar De Summa, Gabriele Vacis, veramente una stagione di questo tipo era nei sogni da anni e ce la possiamo permettere quest'anno perché grazie a Regione Abruzzo che ci supporta e con il nuovo supporto del Ministero possiamo veramente fare le cose per bene. È di buon auspicio perché con la pandemia abbiamo bloccato tutto, come tutti hanno bloccato tutto per 2 anni, e di conseguenza è di buon auspicio perché si riparte alla grande per quel che riguarda il teatro contemporaneo nel nostro territorio, che è un territorio appunto che ha tanto bisogno di esperienze nuove. Che hanno a che fare con la contemporaneità. E ora lo sport con il calcio di Serie C, dopo lo stop contro la Vis Pesaro, sabato secondo impegno interno consecutivo per il Teramo, che sarà senza Mungo a centrocampo, quindi dovrebbe scegliere Arrigoni, Rossetti e Viero in mezzo, e dietro la coppia Piacentini-Soprano non si tocca, ed è proprio il difensore ex Fermana ad analizzare la sconfitta di domenica, cercando di capire cosa non funziona quando il diavolo prende gol. Ascoltiamolo. Domenica dopo la partita c'è stata tanta incazzatura in spogliatoio, tanta amarezza, perché è stato un risultato un po' ingiusto per come abbiamo fatto soprattutto il primo tempo, dove potevamo essere nettamente in vantaggio per 2-3-0, e ovviamente se le partite non le chiudi può succedere di tutto. È successo l'impensabile, che loro sono riusciti a portarla a casa. Ovviamente adesso noi non dobbiamo disperarci, dobbiamo continuare ad ascoltare il mister e continuare ad allenarci come ci stiamo allenando e portare avanti le idee del mister e continuare così, insomma.
comunque partita dopo partita siamo in crescendo, quindi siamo fiduciosi. Le due reti, una è la prima, è partita dal rinvio del loro portiere che l'ha allargata al quinto, e là potevamo mettere un po' di pressione, potevamo stare più alti. Poi il quinto ha spazzato una palla incredibile e è arrivata la fatalità al limite dell'area, dove là si poteva proteggere il portiere che era in uscita, e dopo è andato a saltare l'attaccante loro, è andato a saltare col portiere. Là non so se io avrei fischiato fallo, dopo no, non ha fischiato fallo e ha segnato. Questa è stata la prima occasione dove si poteva dare una mano ad Andrea che era in uscita. E il secondo gol invece c'è stato un cambio gioco dove il loro quinto ha saltato il nostro terzino su uno contro uno e dopo in aria non siamo riusciti a chiudere sui loro attaccanti. Insomma, negli ultimi due anni ho avuto degli infortuni, soprattutto a inizio anno, che mi hanno compromesso la prima parte di stagione e è dura dopo riprendere da zero. E adesso mi tocco, però per ora no, fisicamente sto bene. Ho lavorato anche molto quest'estate per prevenire questi infortuni, rinforzando la muscolatura. E per ora sto bene, ripeto, e spero di continuare così. Certo, la continuità ti dà tanto. È una situazione, una lettura dove, ti ripeto, si poteva dare anche noi della linea difensiva, potevamo dare una mano. È stata una lettura così. E ovviamente gli errori ci stanno, anch'io posso sbagliare, possono sbagliare tutti. L'importante è, non, per esempio, non siamo riusciti a reagire su questo. Anche con l'Entella è successo lo stesso, che abbiamo subito gol, siamo un po' spenti. Però dobbiamo cercare di tirare fuori più carattere e reagire, soprattutto quando prendiamo gol. Mercoledì di Coppa Italia in Serie D, tra poco alle ore 15, sono in programma due derby validi per il primo turno. Al Savini si disputerà Notaresco-Vastese, mentre al Mariani Pavone è in programma Pineto-Castelnuovo. E noi andiamo proprio a Pineto per le ultimissime da Roberta Di Sante. Buon pomeriggio Roberta. Buon pomeriggio, come dicevi tu, alle 15 prende il via il derby tra Pineto e Castelnuovo al Mariani Pavone, primo turno di Coppa Italia. Le due squadre si sono affrontate già in campionato domenica scorsa con vittoria del Castelnuovo, dunque il Pineto cerca il riscatto in Coppa Italia al fine di dare uno scossone anche all'ambiente, un segnale all'ambiente. Il Castelnuovo invece vuole ovviamente fare il bis dopo la vittoria in campionato, imporsi anche in Coppa. Ricordiamo che se al termine dei 90 minuti dovesse terminare in parità si andrà direttamente ai calci di rigore e la vincente approderà ai 32esimi che si giocheranno il prossimo 3 di novembre. Abbiamo anche le formazioni, allora ve le diamo in anteprima, iniziando da quella del Pineto che si schiera con il 3-4-3 con Montese tra i pali. Ci sono entrambi i tecnici, hanno effettuato un leggero turnover rispetto a domenica scorsa, dunque il Montese tra i pali per il Pineto, la linea difensiva con Brattelli, Paoli e Bosco, Della Quercia, Camplone, Esposito e Pezzotti a centrocampo, Del Mastro, Cardella e Varlafanti andranno a comporre il tridente offensivo della squadra di Marco Pomante. Risponde il tecnico Guido Di Fabio schierando un 4-2-3-1 per il Castelnuovo con Natale tra i pali, la linea difensiva con Pulsoni, Casimirri, Orlando e San Severino, Corticchia ed Emili Leonardo in mediana, Ludovici, Modugno e Foglia alle spalle della prima punta Camarà. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, gli assistenti Bosco e Carchesio, entrambi della sezione di Lanciano. È tutto per ora e quindi tra pochissimo alle ore 15 ci sarà il via di questa gara, che sarà la gara valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. A voi. Grazie a Roberta Di Sante che segue il match Pineto-Castelnuovo nell'edizione delle 19 del TG6, l'esito di questo incontro come quello Notaresco-Vastese. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.